alcuni ruoli dove siamo scoperti, però per il resto siamo abbastanza soddisfatti di tutta la rosa che abbiamo a disposizione, quindi non faremo grossi stravolgimenti, faremo solo dei piccoli ritocchi per sistemare nei ruoli e assortire meglio la squadra rosa. Mister, in breve le chiedo, mi dà un giudizio, mi fa una classifica delle squadre più forti che avete affrontato e se la classifica generale rispecchia un po' i valori degli avversari? Sì, io chiaramente adesso ne ho affrontate poche, però devo fare una valutazione, è un po' quella che mi porto dietro da alcune settimane. Secondo me San Benedettese e Campobasso forse hanno qualcosa in più rispetto agli altri in questo momento, anche se poi c'è un mercato da affrontare e magari alcune squadre potranno rinforzarsi in maniera importante come sta facendo oggi il Campobasso, e leggermente più indietro vedo l'Avezzano, Chieti e anche l'Aquila, perché avendo visto oggi secondo me è una squadra di valore assoluto, è una squadra che può essere protagonista in questo campionato, e poi ci sono anche altre piccole realtà che stanno facendo piuttosto bene e che si stanno rivelando delle belle sorprese. Grazie mister, in bocca al lupo. Grazie per il percorso. Grazie mille. Grazie, allora, proseguiamo questo ping pong con Chieti e torniamo dal nostro Paolo Durante. Nicolas Belloni ha segnato il primo gol del Notaresco. Nicolas, togliamoci subito il dubbio, hai toccato con un braccio il pallone? Guarda, non l'ho rivista la giocata, però io ho la sensazione, sento che la tocco con questa parte del corpo, un po' petto, un po'. Non lo so, la devo rivedere, però niente, l'arbitro non l'ha vista, quindi se non l'ha vista l'arbitro apparentemente non l'ha presa con le mani. E il tuo sesto gol stagionale, bene così, no? Sì, devo continuare, devo aiutare la squadra, però vabbè,